Una vittoria di carattere e orgoglio, quella che porta a casa la Dieseltecnica Sala Consilina ai danni della Castania Basket, compagine che all'andata aveva preso i due punti contro i Blue Boys. Coach Patrizio, già costretto a fare a meno di Enie, Fraga e Campaiola per infortunio, perde a gara in corso anche Cortese e Biordi, giocando praticamente l'ultimo quarto di gara con il solo Arnaut sotto canestro. Il match durante i primi due quarti è piuttosto equilibrato, la Dieseltecnica spinge per mettere la testa davanti, ma gli ospiti non mollano e allo scadere del secondo quarto trovano il canestro del vantaggio. All'intervallo il tabellino dice 44-46 per i siculi. Alla ripresa di gioco sono ancora gli ospiti a partire forte con un parziale di 8-0 che costringe coach Patrizio al time out. I Blue Boys, richiamati in panchina, mettono a posto le idee e rientrano sul parquet con un altro piglio, chiudendo il terzo quarto sotto di sole 4 lunghezze. Nell'ultimo periodo di gara la Dieseltecnica con tanto cuore completa l'operazione rimonta e porta a casa la vittoria di misura per 77-76 con gli ospiti che falliscono il tiro della vittoria. Riparte quindi con il piede giusto la Dieseltecnica che inizia l'anno come lo aveva finito. Sono addirittura 10 le vittorie nelle ultime 11 partite con una classifica che vede i Blue Boys sempre più in alto. Sapevamo che era una partita difficile, soprattutto per le nostre condizioni. Avevamo stasera fuori Ema e Lautaro e poi in corso della partita si sono fatti male sia Cortese che Biordi. Quindi rotazioni corte, come hai detto tu, ripresa la prima partita, la ripresa dalle feste, da una sosta di 20 giorni non è mai semplice da affrontare. Loro ovviamente hanno fatto la loro partita, sono stati bravi, sono stati in partita fino alla fine, ce l'hanno complicata il più possibile. La nostra bravura è stata quella di restare in partita fino alla fine, siamo stati uniti, non ci siamo disuniti, questo è il sintomo di un gran gruppo ed è il sintomo di, come dicevi tu prima, delle 10 partite vinte di fila, che non è un caso. Quindi siamo un grande gruppo, siamo in un momento di difficoltà perché siamo contati, non riusciamo ad allenarci in 10 per tutta la settimana, quindi è un periodo difficile anche per questo motivo. A maggior ragione la partita, la vittoria di stasera è ancora più importante.